Marcello. Ma attenzione all'archivio, abbiamo scovato una cosa successa un paio di mesi fa sulla Rai, domenica in, guardate, un giochino condotto dalla Parietti, ma con la grandissima e validissima collaborazione di Toto Cutugno. Un genio! C'è gente che balla. E che cosa consiste il giochino? Che bisogna telefonare da casa. Ecco, tu l'hai capito la differenza di Cutugno e la Parietti, questo è importante. Praticamente, come hai detto, ogni coppia ha un cartello relativo a una nazione e balla un tipo diverso di danza. Ecco, va abbinata la danza al paese corrispondente. Dove... niente di più facile. Ecco, vedete, c'è anche l'elenco. Bisogna fare l'abbinamento. Sentiamo questo. Siete chi? Grecia. Flamenco, Spagna. Sì. Sì. Poi samba, Argentina. Anzi, Brasile, Brasile. Brava. Poi valzer, Austria. Brava, vai. Tango, Tango. L'avevi detto prima il paese. Don't cry for me. Na, 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 na. Com'è buona la Parietti che l'aiuta. Argentina, Argentina, Argentina. Sì, basta. Flamenco, Tarantella, Italia. Colpo di genio. Flamenco. Flamenco. Eh beh, oh. L'ha già detto. L'aveva già detto, infatti ho sbagliato la Parietti. Però siccome la Parietti è magnanima, guarda. Diamogli 10 secondi, scusa, no, vedi? 5 secondi perché gli ho fatto perdere tempo. Si impone a tutti. Rock and Brava. Roll. Stati Uniti. Brava! Ecco, ne mancavano ancora 3. Non se n'è accorta. Cutugno urla brava da fuori campo. Certo, perché neanche Cutugno se n'è accorto. Intervengono i notai. Brava lo stesso. Lei si accorge che la cosa... Scusate, vogliamo fare un riassunto delle puntate precedenti? Ecco. Ne mancano 3 ancora. Allora, scusate. Spagna, Flamenco. Sì. Grecia, Sirtaki. Direi che bene. Ci siamo. Brasile... Brasile samba. Samba. Lo sanno anche i bambini. Poi chi abbiamo? Walter Austria. Sì, lei è la principessa Sissi. È uguale alla principessa Sissi. Poi dove eravamo rimasti? Argentina, tango. Sì. Italia, tarantella. USA, rock and roll. Ne mancano 3. Lei stava per esultare. Ma perché fanno applaudire le 3 che sono là dietro, tra l'altro? Chi manca? Niente. Manca la Scozia. Brava. Niente, brava, urla. Brava, continua a urlare. Hai vinto. Ci vediamo in estremi, perché io sto viaggio... Lei però alla fine se ne accorge. Ti do 3 secondi. Ecco. Attenzione, io ti dirò Giappone uno di quelli anche, no? Che sono rimasti fuori. Sì. E tu dovrai dirmi di che nazione è un'unica risposta. Vai. Aiutami. Come aiutami? Sta per piangere la povera concorrente. Chi? Gopak. Giappone. Brava! Ma che brava! Cutugno mi ha fermato, non ha ancora capito niente, a tutt'oggi, e dopo 2 mesi non ha capito come funzionava il gioco. Guarda. E spesso si sveglia di notte Cutugno in queste notti urlando brava. Hai vinto. Senti, ma al confronto di Cutugno la Parietti è un intellettuale. Esattamente. Vabbè, chiunque, che discorsi. Ci vuole molto. Eppure lui è un musicista, no? Come no? Aspetta un attimo, sento una voce. Brava! Hai vinto! Che genio. Senti, però una domanda, questo Gopak, Pogak, cos'è? Di dov'è? Brava! Hai vinto! Non lo so, brava! Dimmi di dov'è, ti prego! Hai vinto! Ma non lo so! Dimmi di dov'è! Vabbè, allora me lo dice. Ciao a tutti, alla prossima puntata!